Allora, buonasera. Oggi diciamo partenza un po' così inconsueta, a razzo, senza virgola del direttore. Abbiamo anticipato un pochino la diretta perché volevamo appunto avere ospite oggi Filomena Gallo. Mi sono segnato una cosa che vorrei dire all'inizio della trasmissione, pur non essendoci oggi virgola del direttore, che appunto che è il nostro mio piccolo editoriale, che voglio dire preliminarmente. Allora, questo weekend si realizza lo sforzo estremo a Roma per la raccolta delle firme del referendum Roma si muovi, i radicali fanno parte del comitato di raccolta delle firme insieme ai Verdi. Tutti coloro che ci sentono e tutti coloro che ci sentono e anche magari se riescono a trasmetterlo agli amici e ai parenti, gente che abita a Roma ovviamente, cerchiamo di dare una mano a questo comitato per la raccolta delle firme. Ci siamo quasi, il tempo finisce alle 5 di ottobre, quindi questo volevo dire inizialmente. Dopodiché passiamo direttamente subito, ovviamente, appunto a questa trasmissione e questa puntata di Voci Radicali con Filomena Gallo, che ringraziamo ovviamente della presenza. Buonasera. Buonasera, Filomena. Allora, segretario dell'associazione Luca Coscioni. L'associazione Luca Coscioni è una costola del Partito Radicale Transnazionale. È un'associazione, per chi non, appunto, non lo sapesse, che diciamo, si rivolge soprattutto alla libertà, cerca di promuovere la libertà di ricerca scientifica, di cura ovviamente, e praticamente uno, ad esempio, uno spot, diciamo che poi lo spot è uno slogan che è abbastanza riassuntivo, è appunto dal corpo degli ammalati al cuore della politica, se non mi ricordo male. Che è insomma abbastanza esaustivo della mission di questa associazione. E con Filomena, diciamo così, in modo introduttivo, vorrei accennare al tema, insomma, importante in questi giorni, che è la preparazione del congresso che farà l'associazione Luca Coscioni. Lasciai parlare Filomena per dare le indicazioni più importanti, sicuramente lo farà meglio di me. A te, Filomena. Allora, intanto Gianni ti ringrazio per avermi invitata e mi associo all'appello che hai appena fatto per gli 8 referendum Roma si muove, anche l'associazione Coscioni, insomma con Radicali Italiani, fa parte del comitato ed è importante anche arrivare a chi ha già firmato affinché faccia in modo di portare amici, parenti, conoscenti, perché insomma sono gli ultimi giorni ed è importante esprimere la propria volontà su 8 temi importantissimi. Basta collegarsi al sito di Roma si muove per conoscere tutti i siti dove è possibile andare a firmare oppure dare disponibilità per raccogliere il firme e partecipare ai tavoli che si stanno realizzando. Ma veniamo a noi e al nostro prossimo congresso. Il congresso si terrà a Milano nei giorni del 6 e 7 ottobre presso Palazzo Reale. Collegandosi al sito dell'Associazione Luca Coscioni si possono trovare anche tutte le informazioni logistiche, preannunciare la propria presenza e accedere anche a quelle informazioni pratiche per arrivare lì, per prenotare un albergo in convenzione anche con il congresso. Quest'anno è un anno particolare, la politica attuale, l'immobilità della politica, esige da parte nostra un impegno anche che ha un ruolo diverso rispetto al passato. L'immobilità della politica noi possiamo anche verificarla nella situazione di illegalità, di flagranza e di reato delle istituzioni su tutti i nostri temi. I temi cosiddetti etici, ma che sono in realtà diritti, temi che riguardano i diritti civili, i diritti delle persone. Dicevi bene tu, Gianni, parlando del nostro motto, dal corpo del malato al cuore della politica. Bene, quel corpo del malato oggi chiede giustizia, chiede legalità e la politica non risponde. L'immobilismo attuale è grave, è vero, abbiamo un governo tecnico che è stato nominato in un momento d'emergenza della situazione italiana, ma i diritti delle persone non sono diritti di serie B e comunque meritano affermazione e rilievo, soprattutto in questo momento. E lo slogan un po' di questo congresso
è anche emblematico. Lombardia chiama Europa per fermare gli azzeccagarbugli della vita e Don Rodrigo delle proibizioni, ricerca, eutanasia, salute, disabilità. E poi dal corpo del malato al cuore della politica, lo slogan nato con Luca e che in questi anni ad ogni congresso ci ha accompagnato nel nostro lavoro. Partecipare al congresso sarà un momento per fare anche un po' il punto su tutto quello che è stato fatto durante questo anno, appunto in affermazione di quelle che sono state le mozioni approvate allo scorso congresso. E programmare nuove azioni per il futuro. Temi di attualità ce ne sono tantissimi. Pensiamo... Sì, sui temi poi ci arriviamo. Un attimino, ti volevo intanto chiedere un'altra cosa che mi sembra abbastanza attinente con una fase molto importante del congresso, che saranno un po' la rielezione delle cariche. Quindi tu sei segretaria, ti candiderai di nuovo alla segreteria, ci sono altri candidati che tu sappia, insomma. Ma che io sappia no, però insomma se ci sono ben vengano, poi ci rivolgeremo insomma ai nostri soci e sceglieranno loro come sempre è stato fatto. Io sì, sono lì, vediamo insomma, vediamo con i soci se riconfermano la fiducia che mi hanno dato chiedendomi di essere il loro segretario. Così, se così non fosse, non è un problema, ecco. A volte i ricambi fanno anche bene. Certo, poi insomma il metodo è quello radicale, nel senso che tutti gli iscritti hanno possibilità di eleggere, insomma, di votare e quindi di scegliere il proprio segretario e il proprio tesoriere. Che io sappia ad oggi non sono state avanzate, ma poi comunque sono cose che si decidono in fase di congresso, quindi in quella sede se ci saranno nuove proposte, certo. Va bene, anzi più siamo meglio è, certo, rinnovamento certo. Di forze, idee, energie che ben vengano. È chiaro, infatti proprio in questo senso, cioè, parlando di energie e di contributi, volevo chiederti, ci sono delle partecipazioni importanti, magari anche o in attesa, insomma, che potranno arricchire un pochino il dibattito congressuale? Sì, intanto hanno già confermato la partecipazione, si può vedere anche la bozza di programma che ogni giorno viene aggiornato. Hanno confermato la partecipazione Maria Teresa Gati, Emma Bonino, Elena Cattaneo, Gilberto Corbellini, naturalmente la nostra Presidente Onoraria Maria Antonietta Ferina Coscioni, Giulio Cosso, Marco Pannella, Mario Riccio, Amedeo Santosuosso, Paolo Veronesi, Pier Giorgio Strata, Mina Welby, insomma basta collegarsi al sito della Coscioni, questo elenco di preannunci è in continuo e costante aggiornamento e anche per verificare quello che è il programma di queste due giornate, un programma sicuramente fitto, diviso per tematiche. Il sabato pomeriggio sono previste anche due sessioni di lavoro. Con delle commissioni, una sulla ricerca scientifica e l'altra sulle terapie e disabilità. Queste due commissioni comprendono anche altri temi come le sterminali embrionali, la sperimentazione clinica di la commissione su terapie e disabilità affronterà temi come la fecondazione assistita che appartiene alle terapie, la disabilità, la vita indipendente, le tossicodipendenze, la riduzione del danno, insomma, sul sito ci sono tutte queste informazioni. Sì, noi intanto già abbiamo la nostra efficientissima regia, ha già messo il link del sito sulla chat del nostro web. Perfetto, basta collegarsi all'associazione lucacoscioni.it. Per chi ci ascolta vorrei ripetere anche il numero di telefono 06 68 97 92 86, oppure mandare un'email tramite il sito, c'è l'indirizzo di posta elettronica, insomma avere ulteriori informazioni per annunciare la propria presenza, insomma è un invito esteso a 360 gradi.
Bene, Filomena, io ho dato una scorsa appunto al sito e ho visto appunto che ci sono delle anticipazioni, diciamo, delle anticipazioni di dibattito, probabilmente posso chiamarle un po' così in modo generico, cioè alcuni argomenti che si presume poi dopo magari possano decollare con qualche commento online e poi decollino poi lì nel dibattito congressuale. Tra alcuni di questi commenti ce n'era uno di Severino Mingroni che avevo letto e che praticamente accennava appunto alla sperimentazione animale, che appunto lui definiva un male necessario. Allora, io leggendo questa cosa mi sono ricordato che Maria Antonietta Farina Coscioni, che è presidente onorario ed è onorevole radicale, eletta radicale alla Camera, mi sembra che tempo fa sulla chiusura del, per esempio, del canile di Green Hill votò in modo dissonante, poi mi sembra con altri radicali, per quanto riguarda la chiusura votò, mi sembra, contrariamente. Ti chiedo di confermarmi questo, e se appunto questo è vero ti volevo chiedere se su questa cosa, cioè sulla sperimentazione animale, cioè un male che comunque sia necessario, questa fosse un pochino la linea ufficiale, tra virgolette, di tutta quanta l'associazione. Ma il voto dell'onorevole Coscioni, che poi è presidente onorario dell'associazione Coscioni, Maria Antonietta Farina Coscioni, in aula si riferiva alla comunitaria. Poi per quello che riguarda Green Hill, se ci sono state delle irregolarità, se la legge è stata violata, ben vengano i controlli e tutte le misure necessarie. Mi chiedi qual è la posizione dell'associazione. L'associazione per la libertà di ricerca scientifica, la nostra posizione è chiara, noi abbiamo nel nostro statuto, la nostra mission appunto per la libertà di ricerca scientifica, e riteniamo che già la direttiva comunitaria che dovrebbe essere recepita nel nostro ordinamento è stata redatta con la collaborazione di ricercatori, hanno partecipato le associazioni animaliste in quella sede a Bruxelles, è già un compromesso. Ci devono essere le regole devono essere osservate, e sono gli stessi scienziati che nel momento in cui lavorano appunto sulla ricerca scientifica valutano, cercano metodi alternativi qualora ci fossero, al beneficio appunto della linea, il programma di ricerca che loro stanno effettuando. Noi dobbiamo tener presente che un dibattito su questi temi deve partire su presupposti che devono essere sugli stessi piani. Pensiamo a quanti malati aspettano nuove terapie per curare malattie oggi incurabili. Pensate alla battaglia che noi facciamo per la libertà di ricerca scientifica e alle limitazioni nel nostro paese che ci sono sulle cellule staminali embrionali. Non è vietata la ricerca sulle staminali embrionali, però di fatto è vietato l'estrazione di questa linea cellulare e non è finanziata quel tipo di ricerca. Ricordiamo il ricorso fatto dalla professoressa Cattaneo, che noi abbiamo appoggiato e finanziato. I bandi che anche in Italia prevedono finanziamento solo delle staminali adulte. Non bisogna precludere strade innovative per la ricerca e preferire solo un filone piuttosto che l'altro. Pensiamo alla ricerca anche a livello europeo e alle restrizioni che vogliono effettuare sul finanziamento sulle staminali embrionali, e noi per questo abbiamo proposto una petizione al Parlamento europeo. In realtà le petizioni sono 5, però una nello specifico sulla finanziabilità della ricerca sulle staminali embrionali, che di fatto non ha nulla a che fare. Spesso sentiamo poi tirare in ballo una sentenza della Corte di Giustizia europea che ha carattere economico e vieta la brevettabilità della ricerca sulle staminali embrionali, ma non vieta questo tipo di ricerca, quindi un valore diverso. Insomma, spazi di discussione ce ne sono tanti, ma la posizione dell'associazione è stata sempre chiara. Ho capito.
Senti, Filomena, volevo chiederti un'altra cosa. Ho visto sempre appunto tra le partecipazioni che ci sarà presente Maria Bonafede, che è la pastora valdese. Sì. Siccome questi qua sono, vabbè, chiamati tecnicamente, insomma, comunemente, più che tecnicamente, questi di cui abbiamo parlato adesso, i temi eticamente sensibili, quindi etica, fede, morale, insomma, ci sta tutta una, diciamo, un intreccio di interessi e quindi volevo chiedere, si sono abbastanza presenti anche in altri casi con i radicali? Li ho incontrati per esempio anche alla commemorazione del 142esimo anniversario della Breccia di Porta Pia, adesso per dire, è proprio Maria Bonafede. Beh, lì c'ero anch'io, cioè non ci siamo incontrati. Sì, ho visto, infatti. No, volevo dire, la Chiesa Cattolica in questo senso ovviamente non sarà ovviamente d'accordo con le battaglie dell'Associazione Luca Coscioni, ma si farà sentire magari con un messaggio di dissenso, con qualcuno che viene, sapendo che ovviamente non rischia nulla, in quanto insomma c'è una non violenza di base. Ma se ci sarà una presenza di un rappresentante dello Stato Vaticano, che ben venga, non ci siamo mai sottratti all'ospitalità e al dibattito anche con chi la pensa diversamente. Insomma, il metodo gandhiano è applicato pienamente, anzi saremmo ben felici di poterci confrontare, di poter discutere su questi temi. Il fatto è che viene evitata la discussione con noi. Leggiamo, io il giorno che appunto tu citavi la Breccia di Porta Pia, c'ero anch'io quel giorno. Una cosa che ho detto nel mio intervento. Sì, è che appunto ci vuole una nuova Breccia di Porta Pia sui temi dei diritti civili. Non si può imporre la volontà secondo indicazione del Vaticano a tutti i cittadini, ma c'è bisogno di libertà di scelta e libertà e affermazione dei propri diritti. Sì, sarà presente anche la già pastora della Chiesa valdese, con cui insomma ci siamo trovati concordi su molti temi. Pensiamo alla raccolta per i testamenti biologici, loro effettuano una raccolta dei testamenti biologici presso le loro sedi, e noi in questi mesi, cioè ad oggi, abbiamo raccolto 7.000 testamenti biologici. Il 25 abbiamo organizzato un'iniziativa pubblica a largo di Torre Argentina, proprio mentre al Senato si cercava di riportare in discussione la legge sulle dichiarazioni anticipate di volontà, e in 3 ore hanno potuto autenticare la propria firma in calce al proprio testamento biologico 102 persone. Altre 40 persone non hanno fatto in tempo, però auspichiamo, insieme all'Associazione a Buon Diritto, con Luigi Manconi, con cui stiamo proseguendo questo percorso, di poter organizzare a breve un altro evento del genere. Pensiamo al fatto che siamo a fine legislatura e l'area cattolica esige che sia approvato in tutta fretta un disegno di legge al Senato in seconda lettura, che tutto fa tranne prevedere le dichiarazioni anticipate di volontà, perché vieta l'esecuzione di un testamento biologico, obbliga il medico ad eseguire terapie che portano all'accanimento terapeutico e a disattendere quella che è la volontà di una persona che ha voluto esprimere la sua volontà in modo anticipato. Una legge buona sul testamento biologico non significa che tutti dovremmo prevedere il rifiuto delle curie. Significa che tutti potranno prevedere se rifiutare delle cure o prevedere il contrario, ma alla base c'è l'affermazione del diritto all'autodeterminazione. E il diritto all'autodeterminazione, sì, purtroppo è una cosa che purtroppo in Italia è abbastanza carente, anche perché poi si intreccia quello che poi in realtà è il proibizionismo, insomma, cioè la impossibilità di poter scegliere, di poter decidere. Però devo chiederti anche questo per fare chiarezza, in quanto nel nostro piccolo cerchiamo un pochino di essere
più corretti possibili in questo senso e anche completi. Queste dichiarazioni di trattamento di dichiarazioni anticipate di cui appunto mi stai parlando, si sono raccolte le firme e, eccetera, attualmente possono essere vincolanti per un medico qualora appunto ci si trovi che si abbia a che fare con una persona appunto che le ha firmate e per esempio i familiari insomma le sottopongono a un medico per dire di bloccare un trattamento? Allora, attualmente il testamento biologico con firma autenticata, perché noi il 25 in realtà è stata autenticata la firma sui testamenti biologici delle persone che si sono recati presso il nostro tavolo, questo testamento biologico è opponibile, il medico si deve attenere a quell'espressione di volontà. Se la persona, se il testatore non fosse più capace di esprimere la sua volontà, gli è nominato un terzo e un sostituto anche di quel fiduciario, qualora non fosse reperibile, il medico ha l'obbligo di attendere. Se dovessero sorgere dubbi, la magistratura è intervenuta e ha affermato la volontà delle persone. Pensiamo che di recente addirittura un magistrato ha affermato che anche il videotestamento ha validità giuridica e anche questi sistemi di comunicazione visive per i malati che hanno perso l'uso della parola hanno piena validità giuridica. Ottimo, queste sono ottime. Ma se dovesse entrare in vigore questa legge, questi documenti perderebbero validità giuridica. Insomma, ripercorreremmo un'altra volta la strada che abbiamo percorso sulla legge 40. Bisognerà ritornare in tribunale e intanto i diritti delle persone saranno lesi. Abbiamo visto anche la recente sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che si è pronunciata contro l'Italia che viola la Carta Europea dei diritti dell'uomo perché non consente l'accesso alle tecniche di fecondazione assistito alle coppie fertili, che quindi non sono infertili e che hanno bisogno invece di accedere strumentalmente a queste tecniche per fare diagnosi preimpianto perché portatori di patologie genetiche. Allora l'Italia viene condannata dall'Europa e le cattive leggi vengono dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale che è intervenuta nel 2009 e ha cancellato una parte della legge sulla fecondazione assistita, però il dato di fatto è che noi nel 2004 avevamo avuto ragione a dire che la legge 40 non andava bene. Dal 2004 ad oggi sono trascorsi 8 anni e sono stati 8 anni di danni alle persone e di mancato rispetto dei diritti delle persone. Chi risarcirà queste persone? Vogliamo ripercorrere la stessa strada anche con il testamento biologico? Certo, poi tramite i tribunali i diritti saranno affermati, ma le buone leggi devono uscire dal Parlamento, non devono essere interpretate e modificate dai tribunali. Ci viene una domanda che tu sai, ti avevo avvertito, insomma ti avevo informato che ci avevamo le domande dalla chat, quindi una sorta di interazione con chi ci segue. Spazio certi diritti, appunto il nickname, e la domanda è questa: il diritto alla salute garantito dalla Costituzione non viene tradito nella sua forma più piena, appunto parlando delle ricerche sulle staminali? Non ho capito la domanda, che la puoi ripetere? Allora, il diritto alla salute garantito dalla Costituzione non viene tradito nella sua forma più piena, parlando della ricerca sulle staminali? Viene tradito nel momento in cui è vietata la ricerca sulle staminali, perché lo Stato ha l'obbligo di rimuovere gli ostacoli che si presentano a garantire il pieno diritto alla salute, allo sviluppo della personalità e nel nostro Stato c'è libertà di ricerca scientifica, non dimentichiamo, è sancita per carta costituzionale. Quindi il diritto alla salute viene violato nel momento in cui si vieta la ricerca sulle staminali. Senti Filomena, siamo quasi in chiusura. Volevo chiederti una cosa relativamente, appunto, se ne è parlato questi giorni, è uscito il film su Eluana Englaro, Bella Addormentata mi pare che si chiami, c'è stata un po' di
mobilitazione mediatica, un po' per promuoverlo, un po' di riflessione su questo. A te come è sembrato? Sì, insomma, non so se l'hai visto, ma insomma, come ti è sembrata, insomma, questa attenzione? Soltanto uno spot, sì, o c'è un risvolto anche un po' più di approfondimento? Sì, io ho visto il film, l'ho visto insieme a Mina Welby, siamo andati insieme al cinema, ma per noi che affrontiamo ogni giorno queste tematiche, guardare quel film, un bel film, è sembrato naturale esprimere quei concetti, in quanto c'era sullo sfondo la storia di Eluana, il dibattito in Parlamento, tutti i tentativi di fermare, di bloccare tutto, e nel frattempo la vita delle persone che noi con l'associazione Luca Coscioni conosciamo bene ogni giorno, perché sono quelle persone che si rivolgono a noi, e quindi la realtà che è diversa da quella che viene rappresentata nelle aule dei parlamenti, dove non si pensa tanto al diritto del cittadino in uno stato laico, ma si pensa purtroppo ad altre logiche che non dovrebbero appartenere ad uno stato laico e democratico. Qui insomma torniamo al discorso sul proibizionismo, che ci attanaglia su questo, sulla ricerca, sulle droghe, certo, la facoltà, certo, di poter decidere. Filomena, un'ultimissima cosa volevo chiederti, diciamo proporti come argomento di riflessione, eventualmente, se proprio sarebbe il massimo, poter essere un oggetto di riflessione congressuale. Io mi sono informato un pochino sulla rete e per quanto riguarda la disabilità, una delle cose che purtroppo mancano ai disabili in Italia e che sono rese più difficili ovviamente ai disabili proprio perché tali è la sessualità. Nel nord Europa, in Inghilterra, in Olanda, sono presenti sex worker che sono specializzate proprio in qualche modo venire incontro ai disabili di vario tipo, in questo tema appunto che è la sessualità. L'associazione Luca Coscioni, insomma, in qualche modo, nell'ambito ovviamente del proibizionismo che conosciamo, per quanto vabbè la prostituzione in Italia è messa, ma poi insomma ci sta tutta una certa atmosfera che conosciamo su questo, l'associazione Luca Coscioni ha mai riflettuto ed è mai in qualche modo pensato di fare qualcosa? Ma saranno uno dei temi che verranno trattati anche durante quest'anno. Per la prima volta l'associazione Luca Coscioni ha attivato il servizio civile con un servizio di indagine che viene effettuato con Radio Radicale. Ci saranno 6 volontari che parteciperanno, e tra i temi trattati ci sarà appunto la sessualità per i disabili. Bisogna rispondere alle esigenze che si colgono dei nostri iscritti, e quindi quale modo migliore se non trattarle in modo corretto, in modo pieno. Ma tutti i nostri temi, ora non perché sono il segretario dell'associazione Coscioni, io voglio affermare in linea generale, se noi basta sfogliare un giornale, vediamo Paralimpiadi, e purtroppo in Italia e abbiamo il nomenclatore tariffario appunto che prevede l'aggiornamento per le protesi per i disabili fermo all'89, e appartiene ai temi che noi stiamo trattando, una battaglia intrapresa dall'associazione Luca Coscioni, dove però la politica non risponde. Il ministro Balduzzi, da ministro tecnico, uno dei primi atti che doveva fare era appunto aggiornare i LEA e il nomenclatore tariffario. Pensa Gianni che l'onorevole Coscioni ha presentato un ordine del giorno lo scorso gennaio al governo appunto sull'aggiornamento del nomenclatore tariffario, che è stato accolto, ma ad oggi è disatteso, non vi è stato dato seguito. Quindi insomma i nostri temi sono i temi attuali dell'attualità, dalla disabilità alla ricerca, all'assistenza, alla salute, appartengono alle persone, e ci auguriamo che ci sia una forte presenza al nostro congresso appunto per discutere di questi temi, trovare insieme
nuovi percorsi da intraprendere, facendo in modo anche che la politica si assuma la responsabilità di dare risposte, non di prendere tempo. Perfetto, Filomena. Noi ti ringraziamo per questa tua partecipazione in questo spazio appunto dedicato all'Associazione Cocoscioni. Ovviamente auguriamo un ottimo congresso all'associazione, a te, e cercheremo di essere presenti in una giornata con una telecamera e fare qualche intervista. Adesso ci stiamo organizzando, siamo localizzati nell'Italia dal centro al sud, quindi ci manca la parte nord, però cerchiamo di organizzarci in qualche modo. Ti ringraziamo ancora e ti diamo appuntamento ovviamente per questa intervista e per tutte le altre cose che abbiamo fatto su Libri.tv, sul sito appunto Libri.tv. Grazie ancora, Bene, Filomena. allora arrivederci a Milano al congresso dell'Associazione Luca Coscioni, 6 e 7 ottobre, Palazzo Reale. Grazie ancora. Grazie a te.